Fabi, giochi a Emily Wants to Play? Fabi, perché non rigiochi a Emily Wants to Play? Fabi, giochi a Emily Wants to Play. Ho capito! Mortacce mia, bello, bello, bravo, bravo, la partenza di sto gioco del merda. Bella a tutti ragazzi e ben... Bella a tutti ragazzi e ben... Sana ladra mignotta. Pensavo che se non l'avessi guardata in faccia non sarebbe successo niente, mi sbagliavo. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ e oggi siamo su un gioco che mi piace tantissimo, che si chiama Emily Wants to Play. Che è proprio un gioco che mi piace tantissimo, proprio bello il gioco, mi fai muovere, grazie, grazie. Allora ragazzuoli, siamo su Emily Wants to Play, sono passati 4 secondi dall'inizio del video, ho già preso un jumpscare, però vabbè. In poche parole ragazzi, questo videogame è una... Grazie. Praticamente... Grazie. Che gentile. Mi apri anche l'armadio per cortesia? Grazie. C'è l'armadio e... Te levi dal cazzo. È un gioco dove c'è una bambina che ti segue. E poi c'è un pagliaccio che ti segue anche quello. Cioè in poche parole è un gioco dove nessuno si fa i cazzi suoi. Vabbè ragazzi. Ok. Ok, ok, via, 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 perfetto. In poche parole, raga, devo resistere un'ora, perché allo scoccare della prossima ora, in teoria, si aggiunge un nuovo nemico. Come se già non bastassero. La tipa è qua, la tipa... Ecco, quando c'è la tipa, mi avete detto, me l'avete scritto nei commenti, devo guardarla in faccia, perché se la guardo in faccia, se leva dai coglioni. Io sta cosa non l'avevo capita e continuavo a fare il deficiente. Vabbè, comunque la guardo, perfetto. Cosa facciamo? La continuo a guardare? Ecco. Funziona, oddio vi amo ragazzi. Il secondo nemico, che è il pagliaccio, mi avete detto che per superarlo bisogna, quando sento il oh che fa, molto simpatico, devo stare fermo e non muovermi, però non devo guardarlo perché sennò non la piglio nel culo, vabbè. Solo che con la tipa posso muovermi, con il tipo devo stare proprio fermo, immobile. Tipo Ciro, Ciro immobile, aiuto! Succate, grazie. Comunque ragazzi, alla luce di tutto questo devo resistere almeno un'oretta senza che mi stuprino l'ano. Quando resisto un'oretta dovrebbe apparire un altro nemico. Io Cazzo, c'è la mano sul coltello, prendilo. Ma sei deficiente. La vedete anche voi la mano, sono scemo io. Se c'è la mano, perché non lo prendi lo che ti serve? Sono fermo. C'è la porta che si è chiusa, vai a controllare la porta che si è chiusa. Grazie, molto gentile. Ecco, bravo zio, bravissimo. Vabbè ragazzi, abbiamo sistemato entrambi comunque. Per ora non c'è nessuno, spero. Prego. Posso accendere tutte le stanze prima che tornino? Sì, grazie a Dio. Il bello ragazzi, me l'avete veramente spiegato voi come fare. Perché sennò cazzo che lo capivo. Sono fermo. Speriamo che non arrivi la bambina. È arrivata la bambina in questo principio. Oh, madonna. Preciso istante in cui non doveva esserci la bambina, c'è stata la bambina. L'unico momento in cui ero fermo perché c'era il pagliaccio. Grazie, grazie mille. Dov'è? 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 Eccoti, che culo. Se non la vedo e non la guardo in faccia, rischio di morire perché non la trovo. Cioè, proprio tipo nascondino. Non è che cadi a terra e muori se faccio così, vero o no? C'è Justin Bieber, ecco, grazie. Mama don't like you and she likes everyone. Che cazzo, è sempre... Beh, ragazzi, ho scoperto un'altra cosa a questo gioco. Aggiungetela alla descrizione di come finire Emily Wants to Play. Se cantate Justin Bieber, ce l'avete nel culo. Come cazzo è che c'ha le mani che sono grosse 10 volte la sua faccia? Neanche Gianni Morandi, zio. A parte Gianni, che salutiamo, che ci segue. Ciao, Gianni. Ecco, ascolta, fai una roba, Gianni. Canta una canzone delle tue che la bambina ha bisogno di distrarsi da Justin Bieber, che non è possibile. Ha voglia di scattare quella cazzo di ora o continuiamo così tutta la vita? Sono passati sì e no 30 minuti da quando sto girando come un deficiente, proteggendo il mio ano da questi due individui loschi. Tra l'altro, ragazzi, non ho ancora visto cosa c'è sul computer, cioè non mi ricordo più. Ah, c'è già la pizza, perché lui ha ordinato la pizza su internet, ovviamente, in un momento del genere. Ma che fai? Ma ordina la pizza, giusto? Ah sì, chi pensi che la paghi la pizza? La pago io? La pago io. Ti togli per cortesia che ce l'ho dietro? Grazie. Madonna. Ce la possiamo fare a far scattare un'altra ora per cortesia? Che è un'ora e mezza che sto facendo così, per favore. Se scatta l'ora, ragazzi, arrivo più di metà gioco. Cioè, ho finito la metà del gioco. Solo che so che non ci arriverò mai. Per l'amor di Dio! La prima volta nella storia in cui me la tiro e invece vinco. Mai successo. Oddio. Minchia, non ci posso credere, assurdo. Ma come siamo alla seconda ora? Siamo alla terza?
Cioè, allora, la prima l'ho superata, c'era solo la bambina. Adesso ho superato la seconda. Ah, già, è vero che adesso c'è un nuovo nemico. Adesso che ho passato l'ora, c'è un altro nemico nuovo che in teoria dovrebbe apparire. Non so dove, non so quando. Ma finché non compare sono contento, no? Per carità. Porca puttana, ladra mignotta. Qua invece l'ho dato a vedere che mi sono cagato in mano, vero? Ma sapevi chi era quello? Ah, è lui, è quello lì in basso a destra. Ciao, sono FaviJ, piacere. Mi stai sul culo, nel caso non l'avessi capito. Qual è la tattica? Ragazzi, non mi avete detto la tattica per il terzo. Come faccio a batterlo? Chi è? Ah, proviamo ad andare di logica, senza andare a vedere come si fa. Che gioco di merda. Grazie. Che cazzo è successo? Porca Eva, però! L'ho schivato? Credo di aver capito, ragazzi. Per sfuggire al tipo, devo semplicemente andare da una stanza all'altra prima che mi prenda. Credo, eh. E però c'è anche questo. Come faccio a fare tutti insieme? Non è possibile. Non ne posso reggere tre, perché mentre sto fermo, che ti guardo, che sei bello, me ne dovrebbe arrivare un altro a rompermi i maroni. Quindi siamo a punta a capo. Dovrebbe arrivarne... Porca Eva, porca Eva. Sono scappato. Ce l'ho fatta, raga. Ci posso credere. Devo solo stare fermo. Quando ci sono gli... Ciao. Sono FaviJ. Piacere. Porca Eva. Porca Eva. È veramente a casissimo. Si è chiusa la porta, zio. Si è chiusa la porta. Vai a vedere, per cortesia. Vai a vedere la porta. Minchia, come mi sono salvato. C'era il tipo che dovevo star fermo. Come se n'è andato, corso come un deficiente. Basta, zio. Che palle. Vaffanculo, non mi sono mosso. Cosa vuoi? Cosa vuole? Che palle. Cioè, è riuscito a uccidermi il pagliaccio, che era quello vecchio, invece che quello nuovo. Ma che... cosa sei? Ma perché c'è una bambina alla finestra ogni volta? Non ho capito. Ma sta stanza qua è una merda, quella stanza. L'ho sempre detto io. Ma boh, fa proprio schifo. Il bello, ragazzi, è che sto gioco è a pagamento. Cioè, della gente se lo compra pure per giocarci. Cioè, geniale. Cioè, il pupazzo nuovo non si è visto. Perché? Perché io non sto zitto nella vita? Ma perché non sto zitto nella vita? Perché? Non potevo cominciare a parlare per la prima volta a 21 anni invece che a 2? Non ho fatto in tempo, raga. Era troppo... Ero dall'altra parte della stanza. Che dovevo fare? Non la voglio più guardare. Oh, cazzo, no. Sì! Ce l'ho fatta! E se invece canti Jonas Brothers? Così proprio, è presa bene. Se, allora, zia, non so se li hai visti. Questi sono coltelli. I coltelli, se li prendi, hanno due utilità. La prima, prende e ci taglia mozzarella. La seconda utilità, quel pagliaccio con le mani giganti che hai visto prima, alla luce di questo, alla luce del fatto che ce l'hai pure in cucina, perché non prendi quelle cozze di... Grazie di avermi chiuso la porta sul culo, grazie, Madonna! Che dietro fronti incredibile che ho fatto! Gesù! Mi stai mentendo, Gesù? Ma veramente? Ho fatto un'altra ora! Non è vero. Non è vero. No, ragazzi, non è vero. Mi sono mosso, adesso mi incula. Mi incula, lo sapevo che mi incula. Vabbè, ma meno male che è scattata l'ora prima. Ma meno male. Mamma mia, che presa male, ragazzi. Cioè, dalla seconda alla terza, ragazzi, tanta roba. D'accordo, ragazzuoli, fatemi fare un ultimo tentativo. Grazie. Giusto per capire che cosa... Qual è il nuovo nemico. Giusto per capire. Che credo che sia sempre la bambina. Semplicemente che prima non c'era. Porca Eva! T'ho fottuto, ho tolto le cuffie. Ho capito che non ci arrivava la porta, quindi ho fatto prima a togliere le cuffie. D'accordo, ragazzuoli, facciamo che concludere qui il video. Anche perché alla fine ci ho avuto un culo nel togliermi le cuffie in tempo. Che va meglio così. Avete preso l'infarto tutti, però io no. L'unica volta nella vita. Quindi, ragazzuoli, spero che... Che capelli di merda, madonna. Questo è un horror. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio proveremo a vedere che cosa c'è di nuovo, perché non ho visto qual è il nemico nuovo. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace. È il mi piace doverosissimo per le due ore fatte in un episodio solo. Anche la pagina di Facebook con i video tratta nella descrizione. Se non siete iscritti, ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.